Buongiorno a tutti, in questa breve registrazione vi racconterò chi sono io e come l'Unione Europea sta aiutando me e il mio laboratorio a portare avanti la ricerca scientifica. Mi chiamo Massimo Rivolta e lavoro al Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Milano, dove mi occupo di applicazioni informatiche nell'ambito medicale. Forse non tutti sanno che l'informatica nella medicina moderna è presente a tutti i livelli della catena della salute, a partire dalla gestione dei dati della cartella clinica, fino alla creazione di algoritmi avanzati per l'estrazione di informazioni da segnali e immagini biomedicali come l'elettrocardiogramma o l'ATAC. Attualmente faccio parte di un progetto internazionale finanziato dall'Unione Europea chiamato MyAtria. Il MyAtria è composto da diverse università, cliniche e industrie con lo scopo di formare nuove figure specializzate al trattamento della più comune aritmia cardiaca oltre i 60 anni, e cioè la fibrillazione atriale. Noi tutti sappiamo che il cuore è formato da due atri e da due ventricoli e che il cuore funge da pompa per spingere il sangue in tutti i distretti periferici del corpo. Dovete immaginarvi che il cuore è un po' come se fosse un palloncino. Che viene premuto da un lato del palloncino per far uscire l'acqua dall'altra parte. Questa contrazione è data da un impulso elettrico, da una piccola scossa che avviene a livello dell'atrio in maniera sincronizzata. Per spiegarvi che cosa stiamo andando a trattare, farò uso di questo oggetto, e cioè del boccaglio. Durante la fibrillazione atriale, succede che la scossa che avviene negli atri non è così sincronizzata come avviene per un battito cardiaco normale. Questo provoca l'atrio non riuscire ad avere la forza necessaria per spingere il sangue verso i ventricoli, un po' come avviene nel boccaglio quando non riusciamo a buttare fuori l'acqua perché stiamo dando dei piccoli sbuffi d'aria che non sono sufficienti. Questa forza non sufficiente porta a ristagnare, far ristagnare il sangue a livello dell'atrio, un po' come ristagnerebbe dentro il boccaglio. Questo ristagno porta nel lungo periodo a creare dei coaguli di sangue e quindi ad avere possibilità di sviluppare degli ictus e quindi anche morire. Uno dei trattamenti della fibrillazione atriale è un'operazione chirurgica chiamata ablazione. In sostanza, il chirurgo va a bruciare piccole porzioni di atrio per far fermare questa scossa desincronizzata e ripristinare il battito cardiaco normale. Purtroppo la scelta di dove andare a bruciare nell'atrio non è così ovvio ed è attualmente sotto studio scientifico. E qui entra in gioco MyAtria e nel caso specifico il mio laboratorio, dove stiamo tentando di sviluppare degli algoritmi avanzati che, date le misurazioni collezionate durante queste operazioni chirurgiche, si tenta di creare uno strumento per suggerire al medico qual è la porzione di atrio da andare a bruciare per massimizzare l'effetto del trattamento. Grazie mille.